Dolcetta sciabolette, ma ti rendi conto, Violet è ritornata? Lo so, Dio. Ho capito, non serve saltarmi addosso, dai andiamo. Si è appena bussa. Risvegliata. Bussa. Ma no che non devo bussare, Dolcetta, Nube mi ha chiamato, dai scendiamo, sbrigati, sbrigati. Ok, soprattutto, calmo. No, non sono calmo perché soprattutto questo video, secondo te, ok, secondo il tuo modesto parere, quanti like dovrebbe avere? Quanti? Tantissimi. E poi soprattutto ho visto sotto nei commenti persone che tipo mi dicevano, sì, ma che cosa, per quale motivo ti applichi così tanto sui like, basta, sono inutili. Ragazzi, ma non avete idea, i like per noi sono utilissimi, proprio perché specialmente a noi servono per capire se i video vi piacciono o meno. Noi ve lo ricordiamo di mettere like. Dai, ok, vieni Dolcetta. Dai, andiamo su. Andiamo. Oh, sciabolettone, eccoci qua. Allora, finalmente siete qua. Sì, ciao, siamo qua, Violet. Ciao, ragazzi. Da quanto tempo, come stai, tutto bene? Ti sei svegliata finalmente? È un po' dolorante, però è tutto ok. Oh, sciabolettone, mi raccomando, Noob, allora che cosa, che problemi hai avuto? Nulla, semplicemente è riuscito a svegliarsi senza problemi. Fortunatamente. Ah, così, da sola? Meno male, eravate arrivati in anticipo quando praticamente, cioè in anticipo, eravate arrivati nel giusto orario per quando stavo soffocando. Beh, in effetti, non immagino magari se avessimo ritardato. Posso camminare un po', le mani non le uso troppo bene, però... Violet, scusa un attimo, ma tu non ti ricordi nulla? Eh? No. Come no? Io mi ricordo che stavo dando l'acqua a George. Oh. E poi basta. Oh, mio Dio, che poverina. George, chi è George? Sì. La mia pianta, quella che sta in camera da letto. Ok, vabbè, già ci eravamo arrivati da soli, in effetti. Comunque, Violet, veramente, siamo contentissimi che ti sei riuscito a riprendere, finalmente. La portiamo a casa, Noob? Oh, sì, finalmente la togliamo da questo posto. Ah, l'accompagniamo? Ottimo, perfetto, facci uscire, finalmente, Noob. Andiamo. Ottimo, aspettate un attimo. Oh, Violet, un'altra cosa. Quindi tu non ti ricordi di nulla, nel senso che non ti ricordi che sì, magari tipo un tizio con gli occhi tipo fucsia ti ha preso e ti ha Sì, esatto, occhi fucsia, una forma un po' strana. Esatto, non ti ricorda nulla? Non mi ricordo niente. Oh, sciabolette, questo veramente crede, zia. Vabbè, comunque, Noob, andiamo. Ok, perfetto, vai, andiamo, vai. Mi raccomando, Violet, per qualsiasi cosa chiama. Esatto, soprattutto se Noob risponde, chiama a me. Se io non rispondo, chiama Dolcetta. Esatto, se Dolcetta non risponde, esatto, chiama Ivy. Ok? Esatto, capito? Ok. Ma non mi viene meglio Ivy, non è più vicina a lei, ma le piantine, aspetta, ma sono morte tutte le tue piantine, Violet. È vero. No, aspetta. No, ragazzi, ho chiamato io Ivy, ve l'ho detto, l'ho chiamata per le piantine di Violet. Ah, ok, si è preso cura Ivy. Beh, speriamo che si sia presa veramente cura per bene. Oh, speriamo davvero. Dai. Mamma mia, io lo spero davvero con tutto il cuore per te, sciabolette. Come sta George? Vediamo un po', Ivy. Ah, guarda, guarda chi c'è. C'è Ivy. Ciao, Ivy. Oh, ciao. Mamma mia, Ivy. Guarda qua chi c'è. Guarda qua chi c'è. Oh, mio Dio. Violet, come stai? Tutto a posto, piccolina? Ciao, certo, tutto ok. Oh, ti senti meglio? Sì, nel senso, no, però sono in piedi. Eh beh, minchia, meno male. Vabbè, comunque, Violet, dai, andiamo a casa, Uzza, okay, dai. Ok, andiamo a casa. Vediamo un po' se effettivamente si è presa per cura delle piante, Ivy, come ha detto lei. Le piante, beh, sì, gli ho dato l'acqua ogni ora. Ma sei pazza? Ogni ora? Ogni ora? Ma come fai a dargliele ogni ora? L'acqua ogni giorno, non ogni ora. È vero. Infatti, ma neanche ogni giorno, dipende dalle piante. Esatto. Mi sembrava assetata. Adesso sono allagate, vero? Fammi vedere. Ok. No, ma sembra intatta questa qua. Chi è questo? George? Questo è George. Ah, allora sembra intatta. Sembra intatto, dai, George. È vero, sembra. Gli hai dato una goccia ogni ora, vero? No, una bottiglia intera. Ma cosa? Ma che significa? Cavolo, mi stai dicendo? Ma non ha senso questa cosa. Ma mi sono svegliata in un mondo dove servono litri di acqua per le piante. No. Ma mi sembrava assetata, quindi... Vabbè, comunque, in ogni caso, veramente, siamo riusciti a riportare Violet. Spostati, siamo riusciti a portare Violet finalmente in sesto. O meglio, Noob, grande Noob. Esatto, adesso riposati, ok? Comunque, in ogni caso, Dolcetta, ora che ci stavo pensando, dovremmo andare a togliere la bedrock, perché tanto Mephidis l'abbiamo ferito. Non credo che per il momento ci dia fastidio. È vero, non possiamo neanche rientrare. Vabbè, sì, allora noi andiamo, Esattamente. Comunque, in ogni caso, veramente... Dai, uscite anche voi, lasciatela riposare. Appunto, dai, andiamo, andatevene via. Va bene.
Aia, che dolore! Che hai fatto, Ivy? Hai sbattuto sulla porta! Non l'ho mai vista, ma ci sei passata prima! Questa... No, ma non c'era prima questa porta, ne sono assolutamente sicura! Ma c'era, è la mia camera, c'è la porta! Ma appunto, cioè, scusami un attimo, Ivy, tu vai a sbattere su una porta, ma riesci a vedere? Ma magari a qualche grado! Di niente! Non lo so. Qualche, non vedo una porta! Ivy! Qualche tanto! Non vedi bene? Beh, in questi giorni non tanto, sinceramente! È perché sta sempre attaccata al computer, eh? No, sì, la mamma mi dice è tutto colpa dei computer. No, non sono i computer. Da quando hanno finito di fare tubi catodici, ecco, da quando hanno iniziato a fare i display, ormai non fanno più male agli occhi. Comunque, in ogni caso, Noob, magari potresti farle una controllatina. È vero, anche perché io faccio l'oculista, faccio anche il tutto quanto. Sì, esatto, lui fa un po' di tutto, mi ha guarita dal coma. Sì, in effetti, modestamente. Dai, allora ti accompagno in clinica, vi fa bene? Va bene, ma è gratis, giusto? Sì, te lo faccio gratis, giusto, perché sei mia amica, va bene? Oh, grazie, mamma mia, che bravo, che Noob, mamma mia. Ottimo. Allora vai, Violet, riposati tu, ok? Stammi bene. Ciao, okay. Violet. Ciao, arrivederci. Oh, mio Dio. Vai, okay, a te, Violet, grazie. vedi, cioè, Ivy, voglio dire, scusami, ma tu per tutto questo tempo non sei riuscita mai a vedere, bene? Davvero? Sì, un paio di giorni, vedo tutto sfocato. Anzi... Non ti vedo molto bene la faccia. Sei sempre stato così brutto. Noob! Ok, evidentemente davvero ha problemi di vista. Valla, portala in infermeria, dove cavolo vuoi tu. Ah, sì, andiamo in clinica mia, andiamo. Io mi ricordi anche da quando vedevo bene ieri tutta questa bellezza, però dai, tienimi, dolcetta, tienimi, dolcetta. Tienimi, dolcetta. Tienimi. Ok, vabbè, comunque, come l'ho detto, andiamocene a casa. Mamma mia, ogni volta veramente mi fa diventare pazzo quella ragazza. Di nervi, sciabolette. Lo so che non andate troppo d'accordo, però lo sai che scherza, dai, su. Sì, scherza, però veramente a volte davvero, cioè mi mette... Ah, non possiamo entrare in casa, è vero, dobbiamo fare il giro. Senti, ma perché non la chiami adesso la strega? Strega Marilu, ok, va bene, aspetta un attimo che la chiamo. Vediamo un po', mio Dio, deve rispondere, perché altrimenti davvero... Oh mio Dio, ti immagini che magari vuole anche qualche soldo per togliere la bedrock, dolcetta? Altri soldi? Ma stai pazzo? No, appunto. Cioè, no, non servirebbe proprio, sciabolette. Pronto, sì? Pronto? Salve! Salve, chi è che chiama? Signora strega, ascolti, volevo solamente un piacere. Sì, potrebbe venirmi a togliere la bedrock? No, cavolo, ha chiuso. Come è possibile? Ha chiuso, ti ha chiuso in faccia? Sì, mi ha chiuso in faccia. Aspetta, che rude. Allora, stupida, sarò qua! Oh, mio Dio! Allora non mi aveva chiuso. Ok, vabbè, salve, sì, signora strega Marilu. Preferisco parlare faccia a faccia. Io, centenaria. Sì, va bene, ascolti, potrebbe togliermi questa bedrock qua che aveva piazzato tempo fa, la ringrazio. Certo, sono 15.000 dollari. Cosa? Come 15.000 dollari? Per togliere 8 blocchi di bedrock, davvero? Beh, solo io lo posso fare, se non mi faccio pagare neanche per questo, mi scusi. Questo mi scusi, ma porca miseria, veramente, lei è veramente... Ascolti, gliene do a caso che di soldi, tenga qua. Non facciala aspirarci, so. Bastano, sì. Ok, ora fatemi vedere dove l'avete messa, così allora, la posso togliere. Sì, qua davanti. Poi abbiamo anche qua dietro e le pare, cioè... Ok, diamo una Mephilis, non la mettiamo dappertutto. Come minimo dobbiamo metterla dappertutto. Ok, poi da questa parte pure, questa qua. Ecco, qua. Di sopra, sopra questa parte. Da questa parte, attenta agli spifferi, attenta ai ragni. Vabbè, tanto l'ho abituata. Sì, da questa parte. Okay, la ringrazio, qua sopra. Ecco, la ringrazio. Perfetto. Molto apposta. Gentile. Adesso se ne può anche andare a fare quel paese. Mannaggia lei, che è invincibile. Sì, effettivamente devo costruire un paese. Quindi ci vediamo. Ma questa qua è pazza, dolcetta. Questa qua è completamente folle. Non lo so. Costruire un paese. Vabbè, se n'è andata via, ok. Vabbè, mi sono rotta di darle i soldi, però, eh. Appunto, adesso basta, cioè, veramente, se arriva Mephilis... Aspetta un attimo, ma non ci ho dato i blocchi. Li ha rotti e se n'è andata. Sì. Oh, cavolo. Questo è un problema, dolcetta, perché adesso noi dovremmo ripagare di nuovo i blocchi di bedrock, se riaccadrà. No. È stata una truffa bella e buona questa. È stata una truffa bella e buona. Chiudi le porte, che quella lì le ha lasciate pure aperte. Giabolette, ma ti rendi conto che strana tizia, porca miseria. Mio Dio. Aspetta, mi sta chiamando Violet. Pronto, Violet? Sì, Violet, dimmi pure. Senti, non è che potresti darmi una mano a casa? Ah, ok. È un po' urgente.
Va bene, sì, 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 sto arrivando, tranquilla. Ciao, ciao. Che ha detto? Che ha detto? Non lo so, mi ha chiamato, okay. Mi ha detto che vuole tipo un aiuto a casa. Ci vado subito, va bene, urgente? Dolcetta? Ha detto di sì. Ha detto di sì, che è urgente. Corri, corri, poverina, magari sta soffocando di nuovo. Ok, sciabolette, va bene, va bene. Ti aspetto qua, ok. Ok, va bene, ciao, ciao. Sciabolette, che cosa potrebbe mai avere, Violet, in questo preciso momento? Mamma mia, poverina, no, no. Mamma mia, poi con la sua cucina ogni volta mi fa tristezza. Mi fa tristezza un sacco. Violet, sono qua. Ciao. Oh, ciao, Spree. Cosa accade? Cosa Senti, accade? Cosa entra accade? Un attimo. Sì, qua sono. Vieni in cucina. Ok. Cos'è che accade, Violet? Vuoi dell'acqua? No, grazie. Ma che cosa accade, Violet? Mi hai detto che c'era un problema, era urgente. Sì, praticamente... la cucina è un po' sporca, quindi mi serve una mano. No, Violet, mi dispiace, ma... io non posso cucinare con la cucina... sporca, no? No, non credo che posso aiutarti. Io non sono brava a pulire. Io devo tagliare delle verdure, dai, un attimo. Guarda, Violet, mi dispiace, ma non posso. Credo proprio di no, anche perché diciamo che... Ma scusa, ma potrebbe aiutarti Ivy? Che Ivy si fa anche con la casa da sola. Va bene, senti, mi sei mancato, ok? Uffa, volevo passare un po' di tempo con te. E poi guarda. Capisco. Guarda queste finestre, sono tutte sporche, guarda. Ok, mi dispiace, ma non può. Ma che diavolo? Ivy? Ivy? Sì, che c'è, ragazzi? No, 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 siamo qua dietro, Ivy. Qua dietro, da questa parte. Ok, okay. Sì, vabbè. Ciao, Ivy, ciao. Ma che cosa cavolo hai fatto agli occhi? Scusami, perché hai indosso degli occhi da sole? Sì, perché effettivamente Anubo mi ha fatto una visita oculistica e mi ha fatto il laser agli occhi. Non vedo più nulla. Wow, prima non vedevo un danno, cavolo. Però questi occhiali potrebbero mettere un paio più carino. Beh, in effetti hai ragione, Violet. Beh, comunque in ogni caso, Ivy, cavolo, quindi adesso non vedi completamente nulla? No, nulla. Ah, quindi se tipo faccio così, bah! Tu non l'hai sentito? Cioè, nel senso, l'hai sentito, ma non hai visto da dove ti ho preso. No, ovvio. Oddio, ti posso fare un botto di troll in questa maniera. Ma non è per quanto tempo? Non vedo, ma posso benissimo darti un pugno in faccia quando voglio. Sì, sì, se non vedi la faccia, come va? No, no, liscio. Capito? Sì, sì, capito, capito. Sì, sicuramente. Quella è una colonna. Ascolta, Ivy, ma quando dovrebbe finirti questa sofferenza brutta? Penso un paio di giorni. Un paio di giorni, vabbè, ok. Poi ci rivedrai bene? Esatto, poi... Io che ne so qua? Penso di sì. Ok. Vabbè. Ok, dai, aspetta che ti accompagniamo a casa. Era da questa parte. Quindi tu praticamente ti sei fatta da casa di Noob... anch'io. A casa... Cioè, lì. A casa tua da sola? Completamente da sola? Ah, sì, ho sbattuto un po' di volte in giro, a sinistra, però... Qua dietro... Qua, aspetta che... Qua. A sinistra tua. Brava, dritta. Okay, sali le scale. A sinistra di nuovo. Se vuoi salire le scale, magari, tipo, non lo so, devo andare a riposare. La mia voce, ok, sali su. Fammi chiudere la porta. Attenta a non cadere, mi raccomando, perché giusto non è il corrimano. Ecco, perfetto. Ok, ottimo. Okay. Aspetta, hai la sedia di fianco? Hai la sedia di fianco? Ottimo, adesso per fare lo streaming. Ah, no, vero! Sei ciecata. No, che cos'era quella risata? Vai. Non era la mia, era la sua. Era la mia. Mi sa che tu sei un po' sordo, anche se lei è cieca, però... Ho capito, ma non lo so. Vabbè, ascoltate, io me ne vado. Vabbè, mi vado a fare i cavoli miei. Spisa, scusa, tu, visto che hai tanti soldi, non è che potresti prestarmi una Alexa, visto che non posso accendere nulla, non posso fare nulla senza una voce che mi segue, no? Ah, quindi Spisa serve quando ti deve dare solamente i soldi, vero? Io seguo solamente quando ti serve un videogioco. Va bene, questa volta hai vinto, ma la prossima volta non andrà a finire così. Ottimo, perfetto. Wow, okay. Certo che ti sa proprio rigirare. Comunque rimango io a farle compagnia un attimo, così. Vabbè, fai come vuoi. Ciao, Violet. Ciao, ciao. Ciao, Spree. Perché miseria, Violet mi chiama, poi mi scambia così con Ivy. Ok, vabbè, ok, ho capito. No, cioè, in realtà non l'ho capito, sciabolette. Porca miseria, quella stupida non mi viene, no, canale family friendly, se sbaglio solamente perché sbaglio a tagliare, mi raccomando, Spreezer, canale family friendly. Dolcetta, apri la porta! L'ho chiusa, aspetta. Okay. Ecco qua, ciao Dolcetta, oh mio Dio, tranquilla. Era un falso allarme, volevo solamente vedere. Cosa? È successa questa cosa, che non so se ti farà piacere, dovevi lavarti tu stasera, vero?
Sì. Ho rotto il bagno. Cosa hai fatto? Hai rotto il... No, cioè, non l'ho rotto io. Stai scherzando, okay. Ma io ti lasero tutta. Come hai fatto a rompere il... Ma non l'ho rotto io, calmati, guarda, non funziona più. Oh no, non ci posso... togliti. Ma porca miseria, come hai fatto? Che cosa? Mamma mia, io ti ho detto che dovevi rilassarti, ma... non nella basca, ma nel water. Non l'ho ancora fatto, è proprio si è rotta. Ho capito, ma oh mio Dio. E io proprio oggi mi dovevo lavare. Cosa? Io do la colpa a te, perché non abbiamo ancora comprato una casa. Dai la colpa a me. Abbiamo vinto. Ma io odio questa casa, non la sopporto più. Ci sono solo più problemi che altro. Possiamo permettercela, compriamola, no? Aspetta, quindi tu vorresti dirmi che per tutto questo tempo questa casa non ti è mai piaciuta? Non intendo proprio questo, nel senso... l'importante è che sto con te, giusto? Sì? È per questo che sono in questa casa. Ti piace questa casa, sì o no? Mi piace perché ci sei tu? Questo non è una motivazione adatta a quello che sto per pensare, dolcetta. Sto per pensare solamente che per tutto questo tempo ti sei stata zitta. Io potevo cambiare la casa per fartela piacere. E tu me lo dici solamente adesso, dolcetta. Certo, perché io non volevo causare problemi. E poi qualunque posto è bello se ci sei tu, no? Anche un ponte. Qualunque posto è bello se ci sei tu. Ah, sì. Però quando non ti piace qualcosa dimmelo, così almeno la cambio, sciavolette. Ok, allora cambiamo. Non devi nell'incanto. Ok, va bene, molto, 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 molto fine come cosa. Sciabolette, io oggi dovevo farmi la doccia, sciabolette. Me la dovevo fare per tutto quello che è accaduto con me, Filis, eccetera. Io che non mi faccio un beneamato bagno da un botto, sciabolettone. E adesso cosa dovrei fare? Per tutti i capperi, mamma mia. Sciabolette, capperi. Porca miseria, non ci posso credere. Sciabolette, capperi, che cosa ho? I tic. Oh, porca miseria. Ok, quindi praticamente... potrei andarmi a fare la doccia magari da qualcuno. Però la mia aveva l'idromassaggio. Dolcetta, ascoltami. Ciao, ascolta. Essendo che abbiamo il bagno rotto, io dovevo giusto farmi la doccia stasera. E sai benissimo che se io non mi faccio una doccia bene, rischio di veramente iniziare a puzzare male. Potrei andare a farmi la doccia magari da qualcuno? Farti da chi? Da chi vorresti andare a farti la doccia? Da Noob? No, magari da qualcuno che ha l'idromassaggio. Chi è che ha l'idromassaggio? Crocco! Certo, no, il Crocco non ce l'ha l'idromassaggio, già visto. Neanche Sensi ce l'ha e neanche Violet. Elox? No, lui non ha proprio l'idromassaggio, lui ha una doccia. Aspetta, ce l'ha Ivy! Posso andare a casa di Ivy? È vero, sì. Ma tu stai scherzando a casa di una ragazza a farti il bagno? Non se ne parla! Perché? Qual è il problema? Scusami! È Ivy! E quindi? Non posso andare a farmi... Dai, ti prego, non riesco a stare senza farmi una doccia. Ti prego, doccetta, fammi fare una doccia. Ti prego! Vedremo, ok? Vediamo stasera. Quando sarà arrivato il momento della tua doccia. Va bene, ok. Se volete, io non riesco a stare un giorno senza doccia.